Salve a tutti, puntata di Onorato di... che giorno è oggi? Credo sia il 12, perché ieri era l'11, oggi dovrebbe essere il 12 e basta, quindi martedì 12 aprile. Bene, sì, salve a tutti. Bene, io sto tornando a casa dal corso, ovviamente. Chi è che ha buttato le proprie scarpe? Ti regalo le mie scarpe puffolose. Che poi sembrano manco così disfatte, cioè così distrutte, insomma, ecco. Ah, ecco, se parlo anche una lingua che sia comprensibile, non solo ai veneti, perché quando tutte le volte mi dicono come pronunci, ecco, tu sei di fuori, ci provi inutilmente. Sì, ci provo perché mi pare giusto, cioè voglio dire, sto qua, non sono come quelli lì che stanno là che dicono tutto il tempo dico Napoli, ma potrebbe essere Roma, potrebbe essere qualsiasi posto, niente bello come lì, no, perché se tutto era bellissimo, se tutto era meraviglioso, dove sono originario rimanevo lì, insomma, ecco. Se sono qua, un motivo ci sarà, insomma, ecco, perché forse tutto sto grande meraviglia non lo è, almeno per me, per carità, insomma, chi sta lì, chi abita, troverà che è super meraviglioso, come qua, voglio dire, non è tutto meraviglioso, però diciamo sicuramente sono qua. Poi c'è, cioè, qualche volta quando mi vedete qualche puntata che arrivo stravolta a casa qualche volta che maledico il giorno in cui sono perduto, vabbè, diciamo che è un momento che poi dopo ritorna nei ranghi poco dopo, ma poi c'è poi il momento di panico, no? Che ti devo prendere a sberle e poi dopo rientri in te, ecco, più o meno diciamo che è la stessa situazione. Vado di corsa perché ho un po' da fare, sinceramente. Anche là, come ho detto 2 secondi fa praticamente al tizio del corso, come sono criptico, il fatto è che in realtà io non dovrei lavorare sempre, ecco, in teoria, però in pratica purtroppo mi tocca, perché sennò così con l'acqua alla gola il lavoro, e quindi, però in realtà devo fare una roba di corsa, tra parentesi io non l'ho fermato, Cristo santo, vabbè, adesso lo faremo, e quindi vabbè, cazzo, adesso arrivo a casa, la prima roba che devo fare, devo assolutamente togliere, devo fermare la registrazione e basta, no, che volevo dire, niente, quindi insomma ho un po' da fare, quindi non posso perdermi tanto in chiacchiere. No, una cosa velocissima, ieri ve l'avevo accennata, era la questione, tra parentesi, ieri abbiamo trasmesso la prima puntata di Chernobyl per la ennesima volta, bene o non benissimo. Un appello che faccio sia ad Alpesim sia a broker per la telefonia, vi prego, fate l'impossibile per mandarmi sta cazzo di sim di Wind 3, perché veramente non ne posso più, ecco, vi prego, perché se mi mandate sta caspita di sim, io comincio a navigare come Cristo comanda, sempre senza dover staccare cose, ecco, invece se non mi arriva, da una parte sto con Vodafone, che insomma è quello che è, dall'altra è Team, che potrebbe andare meglio, ma cioè nel senso potrebbe andare peggio, però comunque non stiamo ai livelli di Wind 3, per cui vi prego, cioè mandatemi di corsa sta cazzo di sim, perché non ne posso più. E vabbè, quindi questo, quindi lunedì prossimo, lunedì Pasquetta, la sera tu cazzo dove sta andando? Cioè, guardate la Fornace TV, così come il 25, cioè il 25, guardate la Fornace TV, alle 9:15 di sera, dove sta minchia dovete andare? A casa dove sta? E che il giorno dopo si lavora, la gente normale lavora, ecco, lui fu così, dice vabbè, io sono la gente normale, lavoro il pomeriggio, è vero, anche questo è vero, tipo la mia compagna, tra parentesi,
che il giorno dopo di Pasquetta lavora di pomeriggio. Mi pare ricordare che lavori di pomeriggio. E basta, no, che volevo dire? Volevo dire una cosa importante, tra parentesi, poco fa proprio tizio del corso ha detto che forse per metà maggio ce la facciamo a fare finalmente il primo step, anche se il primissimo step, lo step zero, abbiamo passato grazie anche a questi, la parentesi, non è stata una gran cosa. E niente, che volevo dire? Ah sì, il fatto di che io chiamo praticamente quello che praticamente la maggioranza governativa ucraina e buona parte dei battaglioni diciamo esterni all'esercito, che però inquadrati in come nazi finti, perché in buona sostanza, cioè, nazisti che sono per il capitalismo e per e si comportano tutt'altro, per me insomma sono nazi finti, cioè, sono nazisti per finta, ecco. Però c'era un dibattito, insomma, ho visto, ho sentito da qualche parte, non mi ricordo chi, per cui insomma potrei dire un nome sbagliato, che dice sì, è vero, dice sono i nazisti un po' anomali, diciamo, però d'altronde i metodi sono quelli, e questo è d'accordo, è vero, perché effettivamente è quello. Però dice è un nazismo diverso, cioè nel senso sono sì nazisti, cioè hanno un modo di, però non è quel nazismo degli anni 30-40, direi, cioè non è quel nazismo, cioè per essere il nemico non è in questo caso l'ebreo, ma è il russo, per esempio, ecco, il come si chiama, lo stato propugnato a questi non è non è per appunto di tipo socialista nero, quindi con le corporazioni, ma comunque dove ha una forte componente lo Stato, ma insomma è un altro tipo di Stato, ok? Però allora mi viene a dire questo, quindi sotto questo punto di vista, ok, sono anche d'accordo, però secondo me è sbagliato comunque continuare a dire nazisti. Diciamo che sono, quindi non sono nazionalsocialisti, comunque sono nazional, che ne so, europeisti, nazional capitalisti per l'appunto, ecco, chiamiamolo in un altro modo, ecco, per esempio non sono nazisti nel senso di nazionalsocialisti, ma sono nazionalcapitalisti. Allora ok, allora siamo d'accordo, cioè troviamo un'alternativa, ecco, un altro tipo di cosa. Però secondo me dire che sono nazisti, ed ecco io perché mi impongo tutte le volte, vi dico nazi finti, perché sono finti, perché non sono quel nazismo. Ecco, bene o male che sia, più male che bene, però insomma comunque cioè non sono quello, ecco, così assolutamente non si può dire che siano fascisti, quello no, questo assolutamente no. Nazismo a modo loro sì, ecco, diciamo un nazismo diverso, ecco, però io non lo chiamerei nazismo, direi per appunto nazionalcapitalista. Ecco, sono nazionalcapitalisti, quello sì, quello sì. Però ecco, però devo dire che ho trovato, ma vedi, sempre quando passo io lavano le stoviglie e finisce il lavaggio, e, però ecco, però devo dire che è stata effettivamente un'ottima interpretazione, perché effettivamente è vero, cioè dire sono nazisti uno direbbe, ma anche no, perché insomma questo non è nazionalsocialismo, però effettivamente è vero, sono diciamo sono metodi, sono quelli, ma è però un'altra ideologia, ecco, è un'altra ideologia, cioè nazionale sì, nazionalista, ma non di tipo socialista, quello no, assolutamente no, assolutamente no. Ecco, va bene, io sono arrivato e quindi con vi saluto.
ovviamente a quell'atleta russo dei 14 anni dovevano dire che, ecco, per fare quel gesto doveva essere ucraino e non russo, perché se era ucraino, i Mentana o altri, o come si chiama là, quell'altro con la faccia da imbecille, gliel'avrebbero permesso. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.